Buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. Io sono Ari. Vi siete su Ali Auri Channel. Oggi siamo qui con un nuovo vlog. Il weekend di Carnevale, Lalli, io e la nostra amica di Roma siamo andate a Milano. La nostra amica di Roma, che tra l'altro l'abbiamo conosciuta quest'estate in vacanza studio ad Oxford. È stato strabello. È stata un'esperienza unica. Abbiamo fatto un po' di giretti per Milano. Ovviamente c'era il mondo nel weekend. Da sabato a lunedì almeno siamo state un po' in compagnia, perché appunto lunedì, martedì e mercoledì di quella settimana c'erano le vacanze di Carnevale, quindi non hanno saltato scuola. Noi però vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri altri social, Instagram e TikTok, aliauri.channel, e anche di iscrivervi alla newsletter del nostro sito di e-commerce www.aliaurichannel.it per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Prima di lasciarvi subito con il video. Hey là, buongiorno a tutti. Oggi è sabato mattina, sono le 8:40 del mattino e mi sono alzata un po' prestino per lavarmi i capelli e sono un po' traumatizzata perché erano da parrucchiere ma erano un po' troppo sporchi. Allora adesso ci vestiremo, Lali si sta appunto asciugando i capelli e poi ci avvieremo, anche perché alle 10:15 abbiamo il treno e non è super presto perché vogliamo prenderci in anticipo e evitare di perderlo. Allora, questa in realtà è la mia valigia, non so se si chiuderà. Le cose indispensabili per 2 settimane, ovviamente la borsa blu che si abbinerà al cappotto che metterò più tardi, che a Milano ovviamente. Niente, deve chiudersi. Buongiorno Ali. Buongiorno, sono le 8:49, noi abbiamo il treno alle 10:12 per Milano e quindi adesso facciamo una buona colazione veloce con ovviamente Nutella Biscuit, se no Ali non può iniziare la giornata, e con un buonissimo caffè e con la Leila che ovviamente inizia a mangiare quando noi registriamo. Ali, portiamo anche la Leila a Milano. Ti prego, mettiamola in valigia. No, si può. Siamo arrivate in stazione, mamma ci ha gentilmente accompagnato, siamo cotte. Sì, boh, veramente. Però adesso abbiamo 1:15 per potercela dormire. E io anche il nuovo giubbino di questa parte, che secondo la mamma è troppo leggero. Sopravviveremo questi giorni, lo scoprirete. Ale, hai fresco? No. Siamo sui binari, ora stiamo aspettando il treno e siamo anche in carrozze diverse. Ci abbiamo fatta? Fatto! Ciao, io sono arrivata a casetta e adesso usciamo per andarci a fare un bel giretto. Beh, facciamo i nostri outfit, scusate perché meritano. Ali, questo è il tuo outfit? Sì, ho messo il giubbino di Ocean Safari nuovo, il maglioncino di Pull&Bear vecchio e i pantaloni di... I pantaloni non me li ricordo e le scarpe prese a Oxford. Allora, questo outfit è stato donato dalla nonna, il cappotto, grazie nonna, ciao, ti voglio bene. Questo qua è di Sider, questi sono di Zara e le scarpe. A mio malincuore, ma perché ha una vescica e vi dobbiamo camminare, quindi vanno bene lo stesso. Andiamo! Andiamo, let's go! Noi siamo sempre ovviamente in Duomo. C'è un caldino assurdo. Io l'avevo detto che sarebbe stato caldo, nessuno mi ha creduto. Ma la mamma non ci credeva. Mamma, adesso ci credi? E adesso andiamo a prendere a mangiare perché ho strafame. Madonna, anch'io. Adesso stiamo prendendo da mangiare, ovviamente il poke, volevamo prendere i panzerotti ma c'era troppa gente. Volevamo andare da Luini a prendere i panzerotti ma c'era una coda tipo 3 ore e quindi siamo venute qui a Poke House. Per fortuna sono riuscita a prendere il posto mentre le altre due stanno prendendo i poke. Il nostro solito poke da Poke House, che è il nostro poke preferito, quindi meglio di così lo fare. E ora stiamo andando a Brera e poi andremo al Castello Sforzesco. Ciao! E abbiamo portato la Benny a vedere anche l'esterno della Pinacoteca perché è sempre una meraviglia. Guarda gli ingegneri edili cosa hanno costruito, Benny. Bro, molto bello. Allora abbiamo la panterina scimentale con gli archi a sesto acuto e la parte medievale invece in mattoni senza archi a sesto acuto, forse con gli archi a sesto gotico. Ah no, tutto no, abbiamo sbagliato tutto. Però hai sbagliato le feste dell'arte, io non la faccio più. Vabbè, non importa, dai, passo. Vai, passo archi. Pass. Mancava solo la gelateria oggi. Sì, volevo andare in un'altra gelateria ma ci andiamo domani, altro momento. E noi comunque se prendiamo il gelato a febbraio siamo top. Ci sono 16 gradi fuori. C'è un caldo. Allora, gusto io ho preso stracciatella e nocciola. Io stracciatella e basta. E la Benny 3. Fior di latte, grammo e pistola. Vabbè, no, 2 e 3. Mamma mia, siamo delle amio perfette. E ora per non farci mancare nulla, pure Starbucks. No, io no. Vabbè, un bel frappuccino, voglio dire. Non c'è a Roma. A Roma non ce l'ho. C'è a Fiumicino che non è Roma. Noi siamo appena arrivate a casa e abbiamo camminato 14 km. Vabbè, abbiamo finalmente fatto un bellissimo giretto per Milano. Ora siamo tornate a casa, sono quasi le 7, ordiniamo la pizza perché stasera ci sgonfiamo di pizza. Belli opinion su Milano? Avanti rispetto a tutto il resto d'Italia. Sicuro rispetto a Roma. Roma bu. Roma bu. Roma, 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 Milano meglio. Milano you.
Abbiamo anche ordinato la pizza, siamo andate a recuperarla e ora ce la mangiamo, speriamo sia buona. Sembrerebbe buona. È Verona. Buona. Yes. Noi abbiamo appena finito di mamma cenare. Che buona quella pizza, ne valsa la pena, buonissima, anche perché siamo andati a prenderla pure a piedi, mamma che brava. E adesso guardiamo il grande Gatsby. Io non ho mai visto, vabbè, ni figurati. Io ho visto io niente. Sì, ma non me lo ricordo zero. Io ho letto il libro ma non me lo ricordo anche zero. Io ho letto il libro però vabbè, zero, foto tipo, totale. C'è Leonardo DiCaprio, ci piace, vogliamo vedere qualcosa di bello stasera. Vediamo se è nero. Ma non è in bianco e nero, la sigla. Se no, è venuta negli anni 20. Allora, noi abbiamo guardato il grande Gatsby. Diciamo, abbiamo guardato barra dormito. Chi è che ha guardato il grande Gatsby? Io, perché se no, raga, ma io la mia volontà di vedere il film era altissima. Ma sabato sera, sapete che l'aglia era certa. Addorme. Esatto, tra l'altro, mi sono messa anche borsa anche a testa per evitare che i capelli domani siano sporchi. E ora andiamo a letto, è mezzanotte e mezzo. Domani abbiamo la sveglia più o meno verso le 8:30. Buonanotte. Ehi, buongiorno a tutti. Che è colazione professional da hotel. Sono le 10. No, 9:30. No, sono state male. È bellissimo. E adesso facciamo colazione e poi ci vestiamo. No, dai. Noi siamo pronte per uscire. Ci siamo vestite io come ieri. Perché così abbiamo tutte e tre maglioncino bianco. Io mi sono cambiata perché i pantaloni ieri li avevo sporcati. Quindi ho messo i jeans e il maglioncino bianco. Ah, bene. Io pure. Come si facciamo il giovedì? Adesso usciamo, andiamo prima al quartiere del Politecnico e poi andiamo in due. Ceraviglie. E poi andiamo fino alla Viglie. Ho portato le due ingegneri davanti al Politecnico di Milano. No, non potete. Sono all'università, vorrei venire a settembre, ma manca ancora un anno. Vi piace il Politecnico? Meglio della Sapienza. Meglio della Sapienza? Poli mia. Sto portando la Ali e la Benny davanti alla mia uni, visto che abbiamo fatto il poli, adesso facciamo la cattolica. Oggi è turistico oggi. Oggi turiste per Milano. Però prima l'università. Prima l'università, giusto. Prima lo studio e poi il turismo. Ah, mio, vi piace la mia uni? Quella lì è una prigione però. Sì, Sant'Agnese intende. Sì. Pensa quando sei in ritardo che devi correre. Ti piacciono le colonne di San Lorenzo? Beh, sì, ma non io mai capito dove ti arrivano, quindi adesso devo cercare. No, è un tempio romano. Sembra. Non dirlo. Non dirlo. Comunque no, adesso. Ho detto sembrano le colonne del Partenone. Adesso prima andremo a mangiare e poi ci avviamo su una viglia. Ecco, è arrivato il nostro pranzetto di laurea, abbiamo preso lo stesso hamburger, una faccia stupenda. E la Benny blue cheese, però non vedo il formaggio blu. No, mica è blu. Ah no? No, penso che sia blue cheese. Non lo so. Surprise. E ora tappa da Hai Voglia, che era il gelato di cui parlavamo ieri. Mamma mia, raga, che bontà. Buono il gelato, Ali. Buonissimo. Ma era troppo. Ma come è troppo? Ma è proprio quello piccolo. Troppo. Questo quello medio. Siamo a Porta Ticinese. Noi siamo al parco a prenderci un po' di solino. La Benny ha detto che solino. Milano è meglio di Roma. Ovvio, e ci, qui ci rende molto lo confermo, felice. Lo confermi? Ci metto la firma. Metti la firma. Ciao, Benny. No, non ti danno l'acqua. L'acqua, però volevo quella di cartone. Ali, la Benny se n'è andata? Ma che era tantissimo. E adesso cosa dobbiamo fare? Andare a casa a fare la spesa. E ora stiamo a fare un po' di spesetta. Che brave donne di casa, mamma mia. Sì, Lally mi aiuta perché io altrimenti non ce la potrei fare. Allora, siamo appena arrivati a casa, adesso iniziamo anche una call. Siamo anche andati a fare la spesa, adesso sono le 18:30 e dobbiamo entrare in call perché era le 18:30. Quindi adesso entriamo. Un nuovo progettino. Noi abbiamo appena terminato la call e... Super interessante. Super interessante. Veramente non vogliamo realizzare i contenuti appunto inerenti a questa famosa call. E noi siamo abbastanza stanche, cotte. Mettiamo un po' di musica con la cassetta di Aliave per ci mettiamo la tuta di Ocean's Apart e poi ci rilassiamo un pochino prima che Lally faccia la doccia e prima che facciamo da mangiare, insomma, dopo aver riposato un bel po'. Non so dove abbiamo trovato la forza, sinceramente, cioè è stressante. Stiamo preparando la cena con un bel po' di verdure e del pollo che sto cucinando io. Ali, perché non mi devi vedere qua così cucini te? Perché non c'ho molta voglia di solito. Anche io. E dopo aver cenato con il buonissimo pollo e sistemato la cucina, guardiamo il diavolo veste Prada sul computer perché siamo così stanche che vogliamo stare a letto. Siamo e poi morte. Andremo appunto a nonna. E effettivamente siamo nella scena tua. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che niente. Buongiorno a tutti. Stamattina a colazione con lo yogurt, tipo quando avevamo 6 anni, però sarà buono. Laura mi accompagnerà a prendere il treno in questo bellissimo weekend. Terminerà.
Tra l'altro oggi è il giorno in cui accompagno Alice in stazione, io ricomincio anche le lezioni, proprio è come se fosse un secondo primo giorno di scuola, quindi adesso dobbiamo scegliere l'outfit tutte insieme, ho fatto la borsa, insomma come se dovessi andare a scuola per la prima volta. Infatti Lauri rimarrà a Milano per 2 settimane e poi tornerà il weekend, non questo, quello dopo a casa. Io era Alice, non posso salutare perché lei sta per prendere il treno per tornare a Verona. Ciao, salve! Lally sta anche sperimentando sul primo ritardo del treno, perché il treno ha un ritardo di ben 10 minuti. Dai, il video termina qui. Spero tanto vi sia piaciuto magari stare insieme a noi, passare un po' di tempo insieme a me e alla Lauri, stare a Milano a Together piace sempre un sacco. Sì, ci stiamo esercitando per quando Lally verrà a Milano a stare per l'università, forse vero? Tra un anno e mezzo. Vabbè, l'allenamento serve anche prima. Prima però vediamo appuntamento lunedì con il prossimo video. E lo salutiamo 10 persone hanno uscito dal video precedente. Comunque PS, ho fatto i capelli nuovi, cioè li ho colorati, sono tornati di nero e ho fatto anche le unghiette nuove. C'è proprio una botta di vita. È perché lunedì sto iniziando le lezioni del secondo semestre, quindi devo essere perfetta. Allora, iniziamo da Aesthetic Soft Angie. Un bacione. Martina, un bacione anche a te. Greta, un bacione. Carlo, un bacione anche a te. Giuliana, un bacione. Fatima, un bacione anche a te. Mara, un bacione. Valeria, un bacione anche a te. Nora, un bacione. Virginia, un bacione anche a te. E noi vi diamo appuntamento lunedì con il prossimo video. Ciao!